Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Benny Maker e oggi vediamo come sostituire gli ammortizzatori di una Panda e mettere dei rialzi sotto duomo. Come specificato nell'introduzione, oggi andremo a sostituire gli ammortizzatori anteriori, visto che nello scorso video abbiamo già sostituito gli ammortizzatori posteriori e abbiamo messo delle molle di carico. Oggi sostituiremo gli ammortizzatori e metteremo anche questi rialzi nel sottoduomo. Allora, qui vi faccio vedere cosa è arrivato. Io ho preso tutto su AutoDoc e ho preso gli ammortizzatori nuovi, le molle utilizzo le mie. Questi qui sono i rialzi che ho fatto fare sempre al mio amico in Teflum, le cuffie da sostituire e i piattelli per l'ammortizzatore, che sono questi. Il piattello l'ho dovuto, io lo chiamo piattello, adesso non mi ricordo come si chiama in gergo meccanico. Allora, questo l'ho dovuto modificare perché lui arrivava con questo tipo di prigioniero che era più basso. Io, dovendo mettere questi rialzi, li ho dovuti modificare, cioè modificare, ho tolto questi che sono più corti e ho messo questi, li ho spinti fuori, ho messo questi bulloni a testa cieca. Sostituendo questi, in effetti ho agio per mettere il piattello, il rialzo così, e agganciarmi al sottoduomo. Ora prendiamo tutto il nostro materiale, attrezzi e andiamo a smontare la Panda. Ed eccoci qui sulla nostra Panda. Adesso smontiamo, iniziamo dal lato passeggero, quindi cosa facciamo? Smontiamo cerchio, ammortizzatore, la parte sotto dell'ammortizzatore e il braccetto, e sì, il braccetto dello sterzo, e poi smonteremo qui. E mentre smontiamo vi dirò le dimensioni dei bulloni, tipo queste qui. Sono 2,13 e questo è già un 17, così eventualmente sapete già le chiavi che dovete usare. Ok, niente, iniziamo a tirare sulla macchina e smontare la gomma. Allora, ruota smontata, prossimamente dovrò fare anche i dischi e le pastiglie, sì. Però vabbè, gli ammortizzatori, come vedete, sono arrivati, come si suol dire, alla frutta. Infatti questo è esploso proprio, c'è olio ovunque. E niente, adesso smontiamo il tutto, vi dico già i bulloni da togliere, quindi questo e c'è da sbloccare il braccetto di sterzo, che è questo. Quindi 13 controbattuta 13, quindi 13 chiave da 13 e chiave da 17 anche qui. 17 qui sotto, 13 e 13, e la parte sotto si sblocca così. Come vedete, ho smontato il braccetto dello sterzo, che l'ho spinto indietro, vedete, è che è libero.
qui mi sono dimenticato, c'è da staccare il tubo dei freni, quindi chiave da 10 e bisogna smontare il tubo dei freni. E qua invece con la 17 ho smontato qua l'ammortizzatore sotto. Adesso appena stacco il tubo dei freni faccio uscire il bullone e libero l'ammortizzatore sotto. Fatto, tubo dei freni staccato, ammortizzatore parte sotto staccata. Smontiamo la parte sopra dell'ammortizzatore e sfiliamolo fuori. Allora, per smontare l'ammortizzatore, la parte sopra ve lo faccio vedere dalla parte del guidatore, perché dall'altra parte c'è più casino, qua è più libero e si vede di più come si fa il lavoro. Guardate, vi faccio vedere dall'altra parte com'è la situazione. C'è tutta questa parte di relè che viene sorretta dal supporto dell'ammortizzatore, dove c'è qui il duomo, no? Però qua è un po' un casino farvelo vedere. Allora vi faccio vedere dall'altra parte come si smonta. Allora, per smontare tutto ci vanno 2 13, questa e questa, e poi la 17, che questo dovete smontarlo dopo, quando tutto l'ammortizzatore è già giù. Però prima di smontare il tutto dovete aprire, cioè sbloccare il bullone. Quindi prendete una 7 e una 17, infilate la 7 sopra e la 17 qui e fate questo lavoro. Ok, e lo sbloccate, togliete la tensione, capito? Dopodiché potete iniziare a sbullonare le 13, le 2 13, così. Sbullonando le 2 13 l'ammortizzatore scende. Lo tenete sotto e sbullonate, togliete tutto e ecco qua, vedete, viene via. Come vedete l'ammortizzatore è stato tirato giù. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso l'appoggio qua. Cosa dobbiamo fare? C'è da smontare la molla da dentro l'ammortizzatore. Questo è un processo un po' particolare e pericoloso. Allora, io non ve lo faccio vedere perché lo faccio con un sistema che ci si potrebbe far male, quindi non ve lo faccio vedere. Comunque, per smontare questi ci sono delle ganasce che vengono attaccate a destra e a sinistra della molla, si tirano e la molla viene tirata, compressa, e poi si può togliere e mettere il piattello sopra. Io adesso smonto tutto e ci vediamo dopo. Ok, ammortizzatore e molla montati. Adesso mettiamo il rialzo qui e poi rimontiamo tutto l'ammortizzatore, facciamo tutto il processo inverso. Allora, ammortizzatore montato, come vi ho fatto vedere qui è stato montato la parte superiore. Adesso mettiamo questo che è la protezione per la gomma e qua non vi ho fatto vedere, ma è il processo inverso che vi ho fatto vedere dall'altra parte. Quindi 17 17, riepilogando, 13
13, la 10 per smontare il tubo dei freni e tutto è a posto. Ricontrollate sempre di aver stretto tutti i bulloni e tutto, perché tipo io adesso ho fatto un errore che mi costerà lo smontaggio ancora dell'ammortizzatore destro, che è questa rondella. Come si dice, in tutti i lavori si avanza qualche pezzo. Il problema è che questa rondella la devo mettere, perché è quella che sta tra lo stelo dell'ammortizzatore e il piattello, e quindi questa devo metterla, quindi devo rifare tutto il lavoro dall'altra parte, ovviamente, da qui l'ho messa. E niente, comunque adesso la metterò. Allora, adesso qua manca da mettere la gomma e il lavoro è terminato. Dopo vi faccio vedere come... Comunque è già più alta di 2 cm perché i rialzi sono di 2 cm. Niente, adesso il lavoro è terminato, almeno da questa parte. Rimettiamo la gomma e il lavoro è finito. Spero che sia stato un video semplice e intuitivo. Questo lavoro, come vedete, diciamo che si può fare a casa. L'unica cosa, bisogna avere specialmente l'attrezzo per smontare le molle dall'ammortizzatore. Io lo faccio in un modo che è sbagliato e ci si può far male. E niente, comunque in commercio ci sono degli smontagomme manuali. Nulla, anche oggi siamo arrivati alla fine e ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.